Un gol di Cellucci nei minuti di recupero permette al Castelnuovo di rimontare lo 0-3 a favore della Cinzia Albalonga e mantenere vive le speranze del terzo posto. Dal primo minuto Guido Di Fabio schiera al centro della difesa Andoie per sopperire all'assenza dell'ultim'ora di Casimiri, bloccato da un problema muscolare. Bregasi è l'uomo scelto per rafforzare il centrocampo, mentre in avanti Emili agisce come annotaresco da falso 9. Novità di formazione anche tra la fila dei laziali, con Cardella che si accomoda inizialmente in panchina, al suo posto gioca Cardillo. A centrocampo rientra dal primo minuto capitano Angelilli, dirige Mastro Domenico di Matera. Nemmeno il tempo di prendere posto e gli ospiti sono subito pericolosi, con Pace che, imbeccato in area di rigore da due passi, esalta i riflessi di Natale. La formazione nero-verde nei primi minuti bada a chiudere bene gli spazi e sfruttare in pieno le ripartenze, come accade al 26esimo quando De Gidio si invola in area di rigore dove viene atterrato da Santoni, ma incredibilmente per il direttore di gara e per l'assistente di linea è tutto regolare. Poi sul capovolgimento di fronte arriva il vantaggio laziale con il bel gol di D'Agostino, che dal limite dell'area è chirurgico e mette in fondo al sacco, tra le proteste dei padroni di casa ed a farne le spese e il vice allenatore Ferretti. I neroverdi non si scompongono e dopo la mezz'ora hanno l'occasione più nitida per pareggiare. Croce dalla distanza arma il destro con la sfera che complice una deviazione e prende una traiettoria strana, ma è attento Santilli a mettere in corner. La ripresa con gli stessi 22 in campo vede il Castelnuovo alla costante ricerca del gol. All'11esimo a provarci è Bregasi, che riceve all'interno dell'area di rigore dopo una sgroppata di Sanseverino, ma la conclusione del centrocampista non inquadra la porta. Ma al 26esimo i laziali raddoppiano. Questa volta il rifinitore è D'Agostino, che pesca Cardillo, il quale dall'interno dell'area di rigore con il mancino batte Natale. Tra una girandola di cambi il Castelnuovo prova la reazione d'orgoglio con Manari, ma il tiro a giro è forte ma non è preciso. La gara è molto intensa e non c'è un attimo di sosta, e sul successivo attacco della Cinzia arriva il gol del 3-0. L'autore del gol è ancora D'Agostino, lesto a mettere in fondo al sacco un pallone proveniente dalla sinistra. La partita sembra chiusa, ma il Castelnuovo getta il cuore oltre l'ostacolo, dimezza lo svantaggio alla mezz'ora con Manari, abile a battere Santilli sotto la traversa. Terenzio e compagni ci credono e si buttano a capo fitto in avanti e al 42esimo riaprono il match con De Gidio, che da due passi spinge in rete un pallone messo dentro da Manari. Nell'occasione resta a terra il portiere ospite, che si rialza solo dopo alcuni minuti. Prima del 3-3 finale ancora Castelnuovo sugli scudi con Manari, che si vede annullare il gol per fallo di Cellucci in attacco. Anche per questo c'è un maxi recupero decretato dal direttore di gara e all'ultimo respiro Cellucci, entrato in gara in corso con una bella torsione dal centro dell'area di rigore, fissa il punteggio sul 3-3 finale. Mister Di Fabio, reazione che dimostra quanto ci siamo sempre detti, che questa squadra è viva. No, è stata una partita importantissima per noi, perché stiamo vivendo un momento non felicissimo, capito? In queste partite, in tante occasioni, gli episodi hanno fatto la differenza. Oggi, per quello che è successo in campo, poteva ammazzare anche un toro. Noi, nonostante tutte le difficoltà, tra errori nostri, errori arbitrali, un po' di tutto, ci siamo messi lì a crederci fino alla fine. Devo dire che questi ragazzi sono stati veramente fantastici, a dimostrazione di quello che penso io di loro, che è un gruppo fantastico che non molla mai e che tornerà a brillare come ha fatto nella prima parte di campionato. Ha sempre detto che durante le post partita non vuole mai lamentarsi degli arbitri, ma il rigore su De Gidio nel primo tempo e sul capovolgimento di fronte è arrivato il gol della Cinzia, c'è da recriminare, apparso netto. Sì, adesso mi dicono così che è netto, ma poi ho detto in questo momento paghiamo tutto, perché poi al di là del fatto che non c'è dato il rigore siamo andati subito, abbiamo preso il gol perché magari siamo un attimo distratti per quella situazione lì, quindi sono tutte situazioni che in questo momento noi paghiamo e non ci possiamo permettere. Poi detto, siamo stati bravissimi a recuperare questa partita contro una squadra fortissima, secondo me la più bella che è venuta qui, che ha dimostrato tutto il suo valore, cioè proprio specialmente nei primi 20 minuti, mezz'ora, non ci ha fatto giocare, ci ha messo in difficoltà. È sempre difficile trovare una spiegazione a un risultato del genere per come si è incanalata la partita,
e per quello che i ragazzi erano riusciti a fare per gran parte della gara, ecco, riuscendo ad arrivare ad avere un vantaggio di 3 gol. Evidentemente ci siamo spenti per forza di cose, perché sennò a me nella mia vita non mi era mai capitata una cosa del genere. E tutto serve, esperienza, perché evidentemente qualcosa posso aver sbagliato anch'io nel magari, io non sono uno che dà niente per scontato, può darsi che magari non sono stato bravo nelle sostituzioni a motivare e far capire l'importanza di questo risultato e che la partita non era finita, ecco. Magari sai, se pensi sempre che i ragazzi siano allineati, invece in quel momento lì evidentemente qualcosa non è andata bene.